Festeggiato da poco i suoi 60 anni ed è sempre un ragazzino, ma rimane ragazzino per un motivo semplicissimo, perché fa il mestiere che ama di più al mondo. C'è quella frase straordinaria che dice: non hai mai lavorato un solo giorno se fai il mestiere che hai sempre desiderato fare. E in questi giorni ha già presentato il suo nuovo disco, lo ha fatto al Blue Note di Milano con due sold out, uno dietro l'altro, e sta iniziando a girare l'Italia in lungo e largo. Ha archiviato una bellissima tournée teatrale e peraltro nella prossima stagione del Teatro al Massimo di Palermo sarà protagonista, e sto parlando del boss, il padrino Paolo Belli. Ciao boss, buon pomeriggio. Ciao, grazie Massimo, ciao a tutti. Che bella Allora, presentazione che Paolo, mi hai fatto, non merito tanto. ma siamo amici, ma al netto Ah, solo dell'amicizia per quello, giustamente. l'avrei fatta comunque. Senti Paolo, allora, vediamo tra un po' la copertina del tuo disco, la musica che ci gira intorno, eh? È un regalo che ti sei fatto per il compleanno. Sì, Massimo, è una cosa. Tu mi conosci benissimo, no? Ci Sì, conosciamo veramente da da più tanti anni. di 20 anni. Sai perfettamente che amo fare regali e veramente lo dico con grande tranquillità. Mi dispiace quando mi fanno regali a me. Sono uno che non so perché, ma ho sempre avuto sempre questo atteggiamento. Sta di fare, come hai detto tu, un paio di mesi fa ho compiuto 60 anni. Ho detto, ma se non mi, io che non mi sono mai fatto, non ho mai. Sì, non amo ricevere regali, non me ne sono mai fatto uno, ma se non me lo faccio adesso non me lo faccio più. Quindi fondamentalmente ho cercato poi allo stesso modo di fare il regalo che volevo, cioè ho cercato di rendere serene le persone che ruotano attorno a me. Tu sai perfettamente che ruotano una trentina di persone. E quindi durante il lockdown la nostra categoria, come tu ben sai, visto che ne fai anche tu parte, è stata la prima ad essere chiusa, l'ultima ad essere stata riaperta, tra l'altro con grandissime difficoltà. Durante il lockdown mandavo i temi ai miei musicisti a casa, perché io ingannavo il tempo ascoltando i miei dischi che ho nella mia discoteca, no? Tiravo fuori, so, il disco di Lucio Dalla piuttosto che di Ivano Fossati, eccetera. Poi mandavo le canzoni ai miei musicisti dicendo: allora, domani, tema, non so, l'anno che verrà, domani desidererei il vostro svolgimento. Sta di fatto che questo era un po' per tenermi impegnato, un po' per tenerli impegnati, e un po' anche perché era un gioco che piano piano ci stava divertendo. Sta di fatto che è finito il lockdown. Li ho convocati tutti in studio, abbiamo registrato tutto questo con grande difficoltà e ci abbiamo messo veramente tanto, però alla fine è stato il regalo che io desideravo, perché uno, ho fatto lavorare i miei ragazzi, due, è stato un omaggio che ho fatto a questi grandi maestri che praticamente ruotano attorno alla mia vita da sempre, quindi non solo artisticamente ma anche umanamente. E poi perché è diventato un album bellissimo, Massimo. Cioè, è il regalo più bello che mi potessi fare. Lo dico con grande imbarazzo perché non voglio fare lo sbruffone. Però, sai, è stato fatto con tutte le misure che giustamente ci chiedeva la pandemia, quindi con grande attenzione, però l'ho fatto stile grande orchestra. Quindi il suono è clamoroso, perché dentro lo studio non eravamo col computer o in uno o due persone, ma c'era tutta veramente eravamo la metà di mille. E il regalo che mi sono fatto è fantastico, perché ho fatto lavorare i miei amici, i miei musicisti, ho fatto un omaggio a questi grandi maestri straordinari e mi sono dissanguato, perché economicamente è stato difficile, però il suono che ha questo disco è pazzesco. Io invece faccio io lo sbruffone, perché racconto che mi trovavo al nord a trovare degli amici, mi sono perso con la macchina e mi sono ritrovato benvenuti in Emilia Romagna. Ho detto: ma che ci faccio io in Emilia Romagna? E vedevo che il primo cartello, quello che mi avvicinava di più, era Carpi. Ho detto: cazzo, sono a casa di Paolo. E l'ho chiamato. Paolo poi mi ha portato a mangiare i tortellini. Aspetta, quella cosa fritta, lo gnocco fritto, buonissimo.
E facendo lo sbruffone dico che Paolo mi ha regalato nella sua automobile la possibilità di ascoltare anteprima alcuni brani e devo dire che il disco è una bomba. Vediamo la copertina del disco, la musica che ci gira intorno, eccolo qua, che hai presentato al Blue Note, Paolo, con due sold out, insomma, diciamo le cose quando sono belle. Sì. Beh, allora se vuoi che continui a dire cose belle, Dai. il Corriere della Sera, molti critici, no, hanno scritto cose meravigliose di questo disco. Il Corriere della Sera mi ha dato voto 8. Quando andavo a scuola ho Wow. preso 8, ma anche a scuola prendevo 8, quindi è stata una cosa. Sì, ma poi voglio dire, sono anche venuti, no, al Blue Note a sentire lo spettacolo, che naturalmente, come poi. Sarà così anche quest'estate. L'abbiamo fatto con la Big Band, girerò quest'anno con la Big Band, e la critica ha detto veramente gran lavoro, ma soprattutto Paolo, complimenti, perché ormai si sta perdendo questa bella abitudine di fare musica in tanti, no? Io credo e amo la tecnologia, mi piace il computer, mi piace usare Groove, mi piace usare le nuove tecnologie, e anche dal punto di vista solo, sai, di social, quindi Instagram, Facebook, Twitter, TikTok, mi piace molto questa condivisione, ma la condivisione che dà la musica fatta con tante persone in un palco davanti a tanta gente è incredibile, tant'è vero che anche lì la critica ha scritto: viva Dio che ci sono ancora persone al mondo che credono nella musica fatta in un determinato tipo. Questo non vuol dire, ti ripeto, che non si debba più fare in un modo piuttosto che un altro, però bisogna fare anche in questo modo qua. Un Sì. paladino di questi, tu hai anche un'orchestra e sai cosa vuol dire il suono Come no? quando No, esce, assolutamente. infatti la gente poi, anche se eravamo il Blue Note, ha cominciato, sai che è, diciamo, un po' è il tempio del jazz, quindi dopo la gente deve stare molto attenta, perché lì ci sono dei grandissimi jazzisti che vengono anche ad ascoltare, e bisogna farla con le dovute cautele. Invece anche lì hanno cominciato a cantare, a ballare, perché poi la musica fa il suo lavoro, fatta in questa maniera è altro che condivisione virtuale, proprio una condivisione carnale. Sono molto contento, Massimo, perché appunto la critica non solo nel disco ma anche dal vivo ha dato voti altissimi, e quindi non venire a fare anche, di venire a fare a proporla anche da voi, perché come tu ben sai, da sempre la Sicilia è stata al mio Come no? fianco, È e quindi è giusto che certo, io regali assolutamente, assolutamente. al popolo siciliano ciò che ha dato a me in tutti questi anni. Allora, Paolo, oltre ad essere uno straordinario cantautore, è anche un entertainer, come direbbero gli americani. La vediamo insieme, è uscita la campagna abbonamenti del Teatro al Massimo del mio amico Aldo Morgante. Guardate un po', tra i tanti nomi come Massimo Ghini, Alessio Boni, Paolo Ruffini, Biagio Izzo, Iacchetti, Vittoria Belvedere, Marco Simeoli, c'è pure Paolo Belli con la sua Pur di fare commedia, uno spettacolo scritto da Paolo Belli con la regia di Alberto Di Risio che finalmente arriva a Palermo. Io volevo fortemente che Paolo venisse a Palermo e ce l'abbiamo fatta. The winner is Paolo, ci ritroveremo al Teatro al Massimo la prossima stagione. Sì, io devo naturalmente ringraziare il Teatro al Massimo, e devo ringraziare te, Ma no, Massimo, ma perché figurati, lascia correre. no, perché tu sei un po' quello che poi rappresenta perfettamente il pubblico vero, cioè nel senso, non sei solo un amico, tu sei poi anche un critico, no? E quando hai visto il nostro spettacolo, tu ti sei speso dicendo: guardate, è una cosa clamorosa, sì. È clamoroso, Uno troppo pensa divertente. giustamente che si viene a cantare, ed è vero, si viene a cantare in teatro. Uno pensa che si viene a ballare, e a volte ballano anche in teatro. Ma si ride, si ride, si ride, perché è una commedia vera e propria, scritta e diretta appunto assieme ad Alberto Di Risio, che vuol dire non c'è bisogno tra i nomi, no, che lui ha avuto la Certo. possibilità di lavorare con Panariello, con Fiorello, Con con Adriano Fiorello. Celentano, quindi è una firma importantissima. Beh, non vedo l'ora di portarlo in teatro a Palermo, uno perché così tu fai vedere che hai speso Avevo parole ragione. e che avevi ragione, due perché mi auguro che anche a Palermo ci sia quello che è successo in tutta la parte primaverile, il tour primaverile che abbiamo fatto, cioè di vedere se mi
regalano la standing ovation anche a Palermo, perché tu sai che la scuola palermitana, la scuola siciliana, dal punto di vista teatrale è come mai? molto È molto dura, critica, no? E quindi certo. mi piace mettermi alla prova a vedere anche cosa dice il famoso pubblico di Palermo. Io invito tutti quanti a venire, credetemi, perché è una cosa, Massimo, perché uno non se l'aspetta, uno pensa di No, venire a no, vedere solo, tu infatti, lo sai, insomma. E invece sì. succede. Raccontiamo, la commedia è molto particolare. Raccontiamo cosa succede a praticamente. Io chiedo, faccio un bando di concorso e chiedo ai ragazzi di venire a fare dei provini. E raccontiamo un po' quello che mi è successo veramente nella vita. Musicisti improponibili, ma bravissimi, ma con dei caratteri stranissimi, fanno morire da ridere. Quindi non vedo l'ora che venga innanzitutto la stagione estiva, cioè abbiamo già cominciato per venire a presentare l'album, ma anche quella invernale, perché verremo. Poi in autunno ci sarà Ballando con le Stelle in televisione, poi verremo col tour invernale e primaverile in teatro. Però perdonami, Massimo, Sì. permettimi di ricordare che lunedì Come no? 23 Stavo per ho arrivarci, perché proprio oggi se ti fischiavano le orecchie è colpa mia, perché il direttore artistico di questa manifestazione del 23 maggio, 30 anni dalle stragi, ti vedrà protagonista al Foro Italico. Giampaolo Grotta ci ha anticipato il Guarda, tuo nome. è un onore pazzesco, Massimo, perché vabbè, tu sei molto più giovane di me, però anche tu hai vissuto Io avevo 18 anni. quella. Per me, che io sono molto più vecchio di te, è veramente una cosa che mi ha colpito e continuo a pensare a quella cosa. E sapere che così qualcuno a Palermo abbia deciso di coinvolgermi. Per ricordare quel fattaccio, mi rende molto orgoglioso e sono veramente molto felice. Tant'è vero che devi sapere che tutti quanti, voglio dire, è rispettabilissima la scelta, verranno giù con le basi, invece io ho deciso di venire giù con dei musicisti perché l'onore che mi è stato regalato per far parte di questa giornata per commemorare e ricordare quel tragico evento, lo voglio fare con tutto il rispetto, con tutta l'attenzione, proprio perché, come a voi, anche a me ha toccato molto quella cosa e dopo 30 anni non è stata dimenticata per niente da parte mia e quindi voglio farlo al massimo. Insieme a te ci saranno Gianni Morandi, Malika Ayane, tanti altri. Paolo Belli sarà il 23, alla commemorazione dei 30 anni. Peraltro, tu sei stato per il ventennale con la Nazionale Italiana Cantanti al Renzo Barbera. Dopo 10 anni torni e ci racconterai la tua musica esattamente sul palco del Foro Italico, dove ci sarà tantissima gente. Allora, rivediamo la copertina del nuovo disco di Paolo, che si trova in tutte le piattaforme digitali, anche nelle peggiori. E la musica che ci gira intorno è una tracklist fatta di grandi successi, di tanti omaggi dall'italiano a Iannacci, so, veramente c'è proprio tutta la musica che gira intorno alla Paolo Belli e alla sua big band, e quindi l'appuntamento è fissato. Intanto lunedì 23 al Foro Italico, dove ci sarà Paolo insieme a un paio dei suoi musicisti, e poi si torna a Ballando con le Stelle, e poi quest'estate, e poi al Teatro al Massimo. Oh, abbiamo detto tutto, mi pare. Sì, voglio ricordare, come hai detto te, appunto, che uno lo può ascoltare su Spotify, lo può scaricare su tutte le piattaforme, ma abbiamo fatto il vinile che uscirà tra poco Vinile, ecco. e abbiamo fatto anche il CD che già si trova, che tra l'altro è una forma talmente così piccolina che può servire anche da far spessore nei tavolini se il tavolino è un po' traballante a casa vostra. No, Aspettila. Il cuglio, facciamo il ragazzi, cuglio. È un disco è il bomba, disco più. dai, va. Diciamolo, È il dai, disco più Paolo. bello che abbia mai fatto, sono fiero, merito dei miei musicisti, chiaramente merito delle canzoni meravigliose, mi auguro che possa piacere anche a tutti coloro che ascolteranno questo brano, questi Grazie. brani. Paolo, grazie. Ci vediamo prestissimo. Spero lunedì di venirti a dare un saluto. E forza Paolo Belli e la sua big band. Musica live vera con la V maiuscola. Massimo, Oh, hai Paolo. Massimo. Non diciamo niente, ma il Palermo, eh? Tutti Basta. scongiuri, però. Esatto, però sai che. Fine. Io ho già il biglietto per sabato sera contro il Virtus Entella. E poi è ancora in lunga, però no, oggi abbiamo detto.
Muto. Va bene, Paolo. Dio ti benedica, amico mio. Grazie per il tempo Grazie a che mi voi. hai dedicato. Buon lavoro e ci vediamo lunedì. Grazie a voi. Grazie. Allora, grazie a Ciao. Paolo Belli. Adesso parliamo ancora di musica. Ho incontrato stamattina LDA, Luca D'Alessio, il figlio di Gigi che è uscito dalla scuola di amici. Vi faccio vedere questa chiacchierata che ho fatto con Luca. Prego. Sono un appassionato di Amici di Maria De Filippi, lo seguo ormai da diversi anni, mi piace vedere, scoprire i nuovi talenti della nuova, musica leggera italiana che arrivano di volta in volta, alcuni di questi si sono persi strada facendo, altri hanno, avuto delle belle carriere, Emma Marrone, Alessandra Amoroso e poi che ne so, Virginio e tanti altri. E lui è giovanissimo, è appena uscito dalla scuola di Amici, secondo me poteva andare ancora più avanti, però ci facciamo due chiacchiere con LDA. Ciao LDA, buon pomeriggio. Ciao, ciao a tutti. Allora, benvenuto virtualmente al Palermo, anche se domenica prossima, giorno 22, i tuoi fan potranno incontrarti al centro commerciale La Torre. Assolutamente sì, non vedo l'ora. Veramente Eccoti. non vedo l'ora. Sì. Senti, vabbè, a Palermo si dice che te lo dico a fare. Il regno delle due Sicilie, Palermo e Napoli, finalmente si incontrano. Mamma mia, meno male, ragazzi, tutta la Sicilia in realtà è veramente stupenda. A parte si mangia benissimo, la cosa più importante tra mamma mia, ogni volta che vengo torno con 2 kg in più, però ho proprio una soddisfazione incredibile. Sì. Allora, io ho un sacco di cose da chiederti. Intanto ti faccio i complimenti perché rispetto ai tuoi compagni, tu sei quello che doveva dimostrare di più. Non voglio entrare, te lo dico con estrema franchezza, in faccende che riguardano la paternità, l'essere figlio, non mi interessa, te lo dico con estrema franchezza. Certo, Perché, cioè, uno non può pagare pegno se è figlio di, ma cioè, non penso sia giusto, te lo dico proprio con estrema d'accordissimo. franchezza, perché io ritengo che tu comunque, al di là di essere il figlio di, comunque puoi avere una tua carriera. Solo che lì, secondo me, in qualche maniera ha pesato e quindi dovevi pagare un po' di più rispetto a tutti gli altri. Quindi ti faccio i complimenti, perché ci hai dato dentro. Grazie mille. Ma guarda, era molto difficile provare a dimostrare Sì. che in realtà potevo fare questo nella vita pur essendo figlio di, cioè che non c'è nulla di male. C'è un esempio che faccio sempre, facevo finta che mio padre avesse fatto il medico, no? E anche io volevo fare il medico, nessuno veniva a dirmi qualcosa, anzi magari mi facevano i complimenti, dicevano oddio che bello che puoi inseguire la stessa passione di tuo padre. E io mi domando, cioè mi chiedo sempre perché questa cosa non succede per tutti i lavori. Cioè, magari mi immagino il figlio di un attore che vuole fare l'attore, però deve prima superare la cosa del figlio di, perché altrimenti è raccomandato, eccetera, eccetera. E poi magari può fare l'attore, quindi si deve subire prima tanti anni di critiche, eccetera, eccetera. Ed è un po' bruttino, perché oramai siamo abituati a vedere il marcio in tutto. Che non c'è più nulla di vero, però non è così. Cioè, io sono andato ad Amici proprio per questo, perché era palese agli occhi di tutti quello che facevo e che facevo solo io, da solo, tutto da solo. Cioè, le persone mi hanno conosciuto quando stavo in casetta come cantante, anche come autore, cioè, sanno veramente tutto di me. Quindi Amici era il programma perfetto proprio per togliermi questa etichetta del figlio di, e a quanto pare ci sono riuscito perché le persone oramai se lo sono proprio dimenticato, cioè hanno proprio Che dimenticato il fatto che io sono figlio di. bello. Senti, se io fossi un tuo coetaneo, no? Purtroppo non lo sono. Noi ci si incontra e io ti chiedo: senti, ma come si fa ad andare ad Amici? Mi racconti come si fa ad andare ad Amici, ad arrivare al serale di Amici? Allora, come si fa ad andare ad Amici? Vabbè, ti devi iscrivere, Sì. sperare che ti prendono. Sì. E poi, per quanto riguarda il serale, una volta che sei entrato ci vuole amore, dedizione, rispetto per quello che fai, attenzione, e devi essere semplicemente te stesso, e essere te stesso ripaga sempre nella vita. Sì, io ricordo che tu ad un certo punto, proprio nella fase clou del serale, avevi capito che era arrivato il momento di uscire. Tu stesso hai detto: io ho capito che
sono arrivato, dove potevo arrivare sono arrivato. E perché tu stesso hai detto ad un certo punto di questo programma televisivo, lo ricordiamo, è un programma televisivo che prevede uno che perde e uno che vince, quindi è così è fatto. Tu però ad un certo punto hai detto io non sono più l'LDA che era quando è entrato, perché forse eri un po' stanco. Che è successo? Me lo racconti per favore? Allora, io sono sempre stata una persona che ha bisogno di vedere, ok, il mondo, di vivere, di anche magari vedere una madre che passeggia con un bambino, sai, può essere anche quello fonte di ispirazione e tutto. Ad amici, nonostante facessi tutti i giorni quello che amo e nonostante, credimi, te lo dico non perché devo dirlo, però perché veramente è così, ci hanno trattato con i guanti di velluto. Cioè, qualsiasi cosa sono stati veramente un amore. Ringrazio infatti la redazione, la produzione, tutti i macchinisti, tutto il dietro, tutte le persone che fanno funzionare la macchina di amici. Perché credetemi, ragazzi, c'è un lavoro gigante e ci hanno trattato veramente con i guanti. Dubito che ci siano persone, così tante persone come loro nel mondo, perché sono veramente speciali. E quindi, detto questo, sono arrivato, nonostante tutto ciò, a un punto dove avevo bisogno proprio di rivedere la mia famiglia, rivedere la mia città, rivedere tutti i miei amici, tutti i miei fratelli. Sentivo il bisogno di vedere le persone che amo, che mi hanno fatto crescere, che mi hanno fatto diventare Luca. Perché 8 mesi non sono mai stato così tanto lontano dalla mia famiglia. Quindi, stavo iniziando a stare male, pensavo troppo al fuori e non mi stavo godendo più quello che c'era dentro e non lo stavo facendo più per me, lo stavo facendo in realtà per tutte le persone che amo ad un certo punto. Quindi è stata giusta la mia uscita e poi quando sono uscito mi sono ripreso subito, capirai? Adesso sono come un treno, sono esattamente il ragazzo che era entrato ad Amici all'inizio, che ha fatto tutto il pomeridiano, è tornato. Sto scrivendo da morire, sono produttivo, sono facendo un sacco di cose. Senti, allora intanto lo ricordiamo, Luca sarà domenica prossima nel pomeriggio al centro commerciale La Torre per incontrare i suoi fan e anche per autografare le copie del suo disco. Parliamo un po' di musica, Luca. Allora, raccontami questa tua nuova avventura musicale. In questo momento gira Bandana, che è il tuo nuovo singolo, che sta andando molto bene, già hai vinto dei dischi d'oro, insomma, vabbè, una carriera spianata. E adesso che succederà? Racconta. Ma guarda, continuerò a fare musica, tanta musica, sempre nella naturalezza, perché ho capito che alla fine questa naturalezza è vincente, Sì. perché sta andando fortunatamente tutto bene, senza riflettere troppo alla canzone che devo fare, che canzone devo far uscire, perché deve andare, non mi interessa. Se il prodotto alla fine è bello, non per forza deve essere una hit o qualcosa per farlo uscire. L'importante è veramente il prodotto, mi emozioni e mi faccia stare bene. Quindi continuerò a fare musica. Sto lavorando per il disco. Ci sto un altro disco. Ci sto lavorando anche mentre sto facendo gli store. Poi magari torno in albergo e mi metto a lavorare. Quindi sto facendo tanto. Che rapporto hai con i tuoi fan? Che ti dicono quando ti incontrano? Vabbè, un rapporto bellissimo. Io penso di avere veramente il fandom più bello, perché sono tutti ragazzi veramente educatissimi, tutti ragazzi bellissimi. Mi fanno emozionare quando mi parlano. Questo onestamente io ringrazio anche i genitori di tutti questi ragazzi, perché alla fine l'educazione parte sempre da loro. Li hanno educati in un modo veramente incredibile. Siamo tanto legati. Cioè, io mi sento tanto vicino a tutte le persone che mi seguono. Io sto cercando di creare un rapporto quasi come un amico, non come un artista. Quindi, spero che tutti loro non sentano questa lontananza, perché ogni tanto mi metto a rispondere oppure parlo con loro, faccio le room con loro dove parlo. Credimi, ho veramente il fandom più bello, proprio. Non mi sarei mai immaginato di creare un legame, un rapporto così bello con tutti i miei fan. Senti, ha vinto Luigi, ad Amici. Per chi hai tifato, te lo posso chiedere o chiedo troppo?
Ma guarda, no, assolutamente no. Guarda, io ho sempre tifato per il talento. Perché guarda, è inevitabile, una volta che tu vivi 8 mesi in quella casa, diventano tutti proprio la tua famiglia, la tua seconda famiglia. Non c'è niente da fare. Tu veramente inizi a provare un amore verso tutti quei ragazzi, che in un modo o in un altro anche loro, ti hanno fatto crescere, ti hanno maturato. Quindi in realtà tifavo un po' per il talento, tifavo per tutti. Se devo parlare di gusto totalmente soggettivo, quindi musicalmente parlando, quello che mi ascolterei io di più, ma togliendo il fatto che io mi ascolterei tutti, in finale, Alex e Albe. Però riconosco il fatto che in finale c'erano quattro fenomeni, c'erano quattro ragazzi bravissimi, quindi in realtà parlo totalmente, il mio orecchio in questo momento sta parlando, perché il mio cuore risponderebbe tutte e quattro. Senti, come nasce una canzone di Luca? Da dove nasce? Come nasce? Da un pensiero? Tu dicevi prima, una mamma che accompagna il proprio bambino. Ecco, come nasce una canzone di Luca? Da un'immagine, parto sempre da un'immagine, oppure da un pensiero, da qualche domanda. E poi da lì sviluppo tutto il concetto. A me basta vedere una cosa che mi tocca particolarmente, me la segno sul telefono e poi magari mi metto a scrivere ore e ore e ore, ore su quell'argomento. Quindi magari anche guardando un TG, quindi nasce veramente così, nasce dai momenti. Luca, ho visto che sei diventato un influencer, Instagram ti ha premiato 464.000 follower, insomma, sei un influencer. Ma in realtà preferisco cantante. Come Sì. comunque, sì, dai. No, è che riflettevo sul fatto che si dice tanto che la televisione sia diventata démodé, fuori moda, e io non credo che tu sia arrivato a 400.000 follower perché ce li avevi di tuo, credo che sei entrato, No, no, no. appunto, quindi poi la televisione dimostra che ancora ha una sua forza importante, fatta chiaramente a quel livello là. Ma Sì, Luca, sì, sì, quando sì. sei uscito, la prima attestazione di affetto che non ti aspettavi, dove, da chi e da dove è arrivata, te lo posso chiedere? Da chi non mi aspettavo? Sì, che tu dici, ah, non mi aspettavo arrivasse questa telefonata, questo messaggio. Ma guarda, da tutti quelli che prima non mi pensavano nemmeno, Ah, magari a ecco. stento volevano uscire, capito, con me, eccetera, eccetera. Adesso mi amano. Hai Adesso capito? magicamente mi amano tutti. Magicamente. Senti, vabbè, ma si Sì. rimorchia più facile adesso, però, Luca, dai, diciamo la frase. Guarda, in realtà no, credimi, questo argomento ne parlavo proprio ieri con un mio amico. Sì. Il fatto che adesso è difficile veramente provare a intraprendere non una relazione, ma anche una conoscenza con una persona, perché non sai se sta parlando con te per quello che hai e per quello che è per il personaggio, che alla fine Certo. la fortuna mia è che il mio personaggio sono io, cioè la mia persona, è Luca, il mio personaggio. Quindi non so se è legata al cantante o a me come ragazzo, come persona, come essere umano. E quindi in realtà è molto più difficile. Senti, ma ti vedremo quest'estate in giro per qualche live oppure ancora è presto? Ma assolutamente sì, ci stiamo lavorando, comunque aggiornerò tutti sui miei profili social. Sì, Probabilmente. sarai delle ospitate, immagino, ti vedremo presto allora. Dai, intanto però adesso ti faccio fare Assolutamente. un'inquadratura. Domenica prossima, quindi 22 maggio, Luca LDA sarà al centro commerciale La Torre. A te il compito, pardon, da questa parte, a te, no, da questa parte, a te il compito di invitare i palermitani. Vai, Luca! Ciao ragazzi, vi aspetto tutti quanti, veramente tutti, 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 tutti. Non portate troppi cannoli perché altrimenti mi fate del male, proprio fisico, perché io poi me li mangio tutti. E vi voglio un mondo di bene, non vedo l'ora di vedervi. Ciao Luca, grazie, in bocca al lupo e io Ciao, sono grazie. certo che è l'inizio di una bella e lunga carriera, perché te lo dico, io sono uno che ascolta tanta musica, per grazie di Dio, e il modo come scrivi, hai capito, è quello che arriva, perché per quanto tu abbia fatto amici e certamente ti ha dato una bella popolarità, comunque se scrivi bene arrivi sempre e comunque, quindi dacci dentro, mi raccomando. Grazie mille, grazie mille. Un salutone a tutti.
Ciao Luca, Dio ti benedica, abbraccia il buon tramice. Grazie Ciao, grazie mille. mille, ciao. Ciao, Ciao, grazie. ciao, 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 ciao. LDA, lo abbiamo incontrato oggi poco prima di iniziare la nostra diretta e siamo arrivati al termine di questi 90 minuti che ci hanno visto protagonisti anche oggi, giovedì. L'appuntamento per quanto mi riguarda è fissato a martedì prossimo, stasera una replica intorno alle 21:20 circa, sempre sul canale 14. Restiamo online su blogsicilia.it, poi ancora stasera alle 21 sulle frequenze di Radio Fantastica. Grazie ad Eleonora che ha titolato tutto, grazie a Piero Messina, grazie a Severo Falcone, a Fabio Lamantia, grazie al nostro regista Emanuele Cammarata e a tutti i ragazzi che lavorano lì giù in regia sui canali di Video Regione. Grazie, noi ci vediamo martedì con una nuova puntata. Ciao!